Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Odyssey! Nello scorso episodio abbiamo esplorato il lato oscuro della luna e abbiamo sconfitto una volta per tutte i Broodles e il loro gigantesco Robobrood. E in questo episodio torneremo nel Regno del Cappello. Perché? Perché voglio prendere appunto le altre lune e le ultime monete. Ma prima di andarci, dovreste, beh, aver capito cosa voglio fare adesso, no? Voglio infatti prendere l'ultima cosa che ci manca da prendere qui. Spero davvero tanto di riuscirci al primo colpo. Ce l'ho fatta. Ora ti prego, dimmi che c'è il Banzai Bill. Perfetto. Quindi scendiamo, Mario. Stavolta non mi sono spostato troppo a sinistra. Ed ecco qui la decima luna di questo posto. Ah. So che ci mancano inoltre alcune cose da fare qui, tipo più della metà delle lune, lo so, però torneremo qui, non preoccupatevi. Ora come ora voglio un attimo tornare nel Regno del Cappello. Ma prima di andarci vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale. Detto questo, possiamo anche partire. E mi sa che se c'è un'animazione di volo, penso di saltarla perché ormai siamo qui. Allora, dovrei teoricamente finire prima il regno dei funghi, ma questo è il mondo 0, questo è il mondo 1. Quindi andiamo prima nel mondo 1 che nel mondo 0. Inoltre, mi sono informato su alcune cose, ok? Mentre le vedremo, vi dirò. E dopo la fine del gioco cambieranno un sacco di cose in tutti, e dico tutti, i regni. Ok? Ehi, guarda! Non avverti anche tu una forte concentrazione di energia nei paraggi? Forza, andiamo a controllare. Una delle prime cose che noterete, appunto, è la forte concentrazione di energia. Quelli sono i monoliti lunari. Li sbloccherò tutti e li faremo tutti insieme, non tutti in un video, ma tutti insieme, verso la fine, quindi dopo aver trovato tutte quante le lune standard, ok? Inoltre, sì, sto comprando gli indizi da Todd. Ragione per cui avrò poche monete, ma so che c'è un punto nel regno di Bowser, aggiungerei, dove è possibile farmare tantissime monete. E al posto di spendere 100 monete da persona intelligente per comprare una luna ne nei negozi, ne spendo tipo 50 per luna, però sì, però devo faticare per trovarla. In sintesi, voglio trovare le lune, non voglio comprare le lune. Ok, detto questo, abbiamo già abbastanza cose da fare. La prima cosa da fare. Sì, non voglio ancora andare là. Voglio andare invece qui perché, beh, ho scoperto come andare in quel passaggio velenoso, ricordate? In realtà è anche molto semplice. L'ho controllato durante il footage, durante l'editing di quel video. E a quanto pare esiste un passaggio che non ho capito perché, ma non ho visto. Ma, beh, esiste, quindi andiamoci subito, vi mostro dove è. Allora, vieni qui, Paragumba. Perfetto. Mi ricordo di questo posto. Ci siamo lasciati indietro di sicuro qualche luna. Sì, lo so. Oh, e forse anche qualche moneta. Grazie per avermelo detto. Pensavo solo le lune, in effetti, qui. Comunque, sì. Ora la vedo. C'è una rottura dentro la grata e entrando qua dentro. Sì, effettivamente ci sono delle monete. E anche la luna che dovrebbe essere là sopra. Però per forza è qua sopra perché c'è un passaggio apposta. Ora, voliamo. Attenzione, Paragumba. Vola ancora, vola ancora. Bisogna cadere ogni volta su questi cosi. Perché a quanto pare non hanno ali abbastanza potenti questi Goomba. Comunque, se vado qui devo per forza risalire perché ci sono appunto altre cose da prendere in cima a quella torre. L'abbiamo visto prima, parlando appunto con il Todd aiutante. Mi sa che mi conviene. Sì, ce n'è una qui. E c'è Corsa dei Koopa, che voglio fare subito. Ne abbiamo fatta una nello scorso episodio, ricordo, e l'ho vinta con estrema facilità. Quindi voglio vedere se riesco a farla. Ora, dove è il Koopa però? Qui per caso? Vorrei tagliare il meno possibile in questi video, ma se è necessario lo faccio. Eccolo qua, Koopa. Vediamo un po'. Faccio parte dei corridoi giramondi. Stop. Corridori giramondo, non corridoi giramondi.
visitiamo i vari regni alla ricerca di atleti, pronti a sfide all'ultimo fiato. Ti va a rigareggiare? Ok, non mi spiegare le regole, già le so. Le so già. Ok, non sembra troppo difficile. Basta non inciampare qui, ovviamente. No, mi hai completamente trollato. Ok, si può ricominciare cliccando più. Ah, perfetto. 3, 2, 1, via! Mi sa che devo cominciare così. Non volevo fare così. No, un attimo. Scusatemi, io volevo fare il ground pound e poi il tuffo, perché il tuffo aiuta davvero tanto. Quindi... ah, non ci riesco. Questo volevo fare. Ah, ce l'ho fatta finalmente. Spero di arrivare comunque primo, perché voglio finire questa corsa. Oh no, Paragumba non mi fermerà. Crazy Cap neanche. Ok, ok. Va tutto quanto bene. Finché riesco a fare queste cose, va tutto quanto bene. Dove devo andare? Dove devo andare? Sulla collina, sulla collina. E siamo arrivati senza neanche troppo sforzo. Eccoci qua. Fine. Ho fatto malissimo questa corsa. Sicuramente si può migliorare, ok? Nuovo record! Ci hai fatto mangiare la polvere, eh? Ecco a te il premio. Una luna. Non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto. Eccola qui. Corsa standard. Un attimo solo. Vuoi riprovare? Però non c'è alcun premio in palio. Ok, non voglio correre se non c'è nessun premio in palio. Perché però mi ha detto corsa standard? Ci sono altre corse che posso fare qui? Non ne ho la più pallida idea. Dunque, dov'è questa luna? A quanto pare è esattamente sotto di noi. Ah, ho dimenticato una luna qua? Probabilmente sì, quindi ora, beh, controlliamo. Oh, ok, l'ho vista. È qua dentro, quindi... ce la siamo persi perché non avevo le cuffie, perché sicuramente l'avrei notata avessi avuto le cuffie. Detto questo, posso anche tornare indietro, mi sa. O cadere per sbaglio, wink wink, per fare prima, perché abbiamo già risolto questo puzzle tempo fa, ricordate? Ora, quante lune ci mancano? Ce ne mancano? Intanto ce ne sono segnate un bel po'. Vediamo un po'. Abbiamo 1, 2, 3, 4... Abbiamo 4 lune rimanenti e... 4 monete. Ok, sfortunatamente l'unico modo che ho per vedere... mi scusi, Mario, ok. Ok, perfetto. No, un secondo solo. L'ho fatto tipo 3 volte prima. Ok, perfetto. Dicevo, l'unico modo che ho per vedere dove sono le monete è appunto aprire il mio amiibo di Bowser... Non mi va per niente di aprire il mio amiibo di Bowser, quindi probabilmente non lo farò. Allora, so che c'è a quanto pare una luna qui vicino. Mi scusi, ho visto bene o lei è la signorina Peach? Perché sì, non è sposata, quindi è signorina. Sì, è Peach. Ora, delle varie cose di cui mi sono informato, Peach è una di queste. Non parlerò con Peach. Vi dà sì una luna. E quella completerebbe il mondo, perché si è considerata luna da prendere. Ma voglio trattare tutte le lune di Peach in un unico video. Quindi ci sarà appunto un episodio, probabilmente chiamato Peach, dove appunto vedremo quel che si può fare. Adesso, mi mancano, abbiamo detto, 4 monete del mondo. Non ho idea di dove possano trovarsi. So solamente che forse così riusciamo a vederle con lo zoom. Vediamo un po'. Là... ci andremo, non preoccupatevi, sono appunto i monoliti. Ve ne ho già parlato l'altra volta. Là non c'è niente. Non vedo monete. Intanto vorrei farvi notare che ci sono appunto queste macchine volanti. Sì, sì, la luna è meravigliosa. Un attimo. Oh, è una luna! Ok, hanno messo un taxi volante con una luna. Perché? Che hanno messo un taxi volante con una luna? Non lo so, francamente. Comunque, escludendo Peach, quindi ci mancano solamente le monete. No, fermi, che cosa sto dicendo? Ci mancano un bel... un attimo. Ok, perfetto. Ci mancano ancora un po' di lune. Vediamo un po' dove sono, però. Allora, meno...
Eccole qua. La 12 si trova qui. Dov'è qui? È qui, davanti a noi. Ah, questo cappi qua. Vieni qui. Cappi, che bello rivederti. Mi avevi detto dell'esistenza di un tesoro un po' di tempo fa. E che se l'avessi trovato sarebbe stato mio. L'offerta è ancora valida? Dove l'avrò nascosto? Forse sotto quelle casse di legno? Devo... Quali casse? Queste casse? Proviamo a romperle. Non c'è? Forse è nella stradina immersa nella nebbia? Non sembra essere qui, sono già qua. Questa è la stradina immersa, giusto? Forse no. La stradina immersa... Deve essere questa. Non ne ho idea, Cappy. Perché non me lo dici tu? Non è da quella parte. Ok, però non è neanche nella stradina immersa nella nebbia. Ah, forse qua dietro? Vuoi dire? Devo entrare qua dentro? No, non c'è. Qua non c'è. Scusami, ci sono altre stradine immerse nella nebbia? Forse ce n'è una qua dietro? Ah, sì, ce n'è una qua dietro. Esatto. Forse sul ponte occhialuto? Secondo te io so qual è il ponte occhialuto? Beh, questo per forza, è l'unico ponte. Cioè, è uno dei due ponti, quindi se non è qui... non c'è nemmeno qui. E se provassimo in cima alla grande collina? Ok, grande collina arrivo. Vediamo un po' dove è... Dove è? Forse qua sotto, sai, non c'è. Per prima cosa mi sono diretto verso la luna. Cioè, verso la torre? Cappy, why do you do this? Oh, sta vibrando il controller. Qua. Sì. Vibrare il controller. Vibrare il controller. Wow. Comunque, che ci manca? Ci manca questa? Che sta qua? È la prima casa? Quindi ora controlliamo. So che queste parti saranno leggermente più mosce, però il regno del cappello di più delle altre. Eccola qua la luna. Perché l'abbiamo già visto più volte, quindi sto proteggendo una luna e non ho paura di nessuno, nemmeno dei Goomba volanti. Cioè, me lo chiedi davvero di portarti un paragumba qui, eh? Cioè, neanche... Vabbè, dove sei? Paragumba, ti voglio. Ok, inoltre non vedo l'ora di cambiare vestito. Questo qua è davvero orrendo. Dove salgo però? Oh, attenzione. Da qui posso salire, vero? No. Come si... Un attimo. Ah, caput. Bisogna prendere un paragumba più in alto. È l'unico più in alto che ricordo. Se non sbaglio. Oh, siamo caduti nella nebbia. Comunque è in cima al ponte. Giusto? Dovrebbe essere là sopra. Infatti sta là sopra. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungerlo. Oh, questo è nuovo. Allora, credo sia... Allora, l'unico punto in cui abbiamo visto una cupola blu è il regno del lago o la luna, e quella è la terra. Credo sia la seconda come cosa. Comunque, sto arrivando, sono un Goomba cattivo, Mr. Cappello. Vieni qui e dammi la tua luna. E infatti scappa via. Lo sapevo. Ah, devo scendere però. Ok. Posso? Posso schiacciare il Goomba? Ok. Voilà! Guardia tubarese. Tubalese, non tubarese. Non siamo mica bari qui. Dunque, che altro ci manca? Solo Peach? No, ce ne mancano due. La 16 che è Peach e la 17 che è un'altra. La 17. Sai che ti dico? Esiste il Toad aiutante per una ragione. Comunque, se preferite vedere me che, impazzisco nel cercare le lune senza Toad aiutante, scrivetelo pure nei commenti, tanto per sapere. Comunque, Toad aiutante, dammi l'ultimo indizio. Sì, voglio. Allora, dov'è? Là? Non riesci più a trovare indizi, perfetto, abbiamo esaurito tutte quante le sue scorte. Allora, Peach esclusa, abbiamo quindi l'ultimo posto. Forse Chiacchierotto può darci qualche indizio. Chi stai cercando? Chissà, lo so io. Bla bla. No, un attimo, fermi. Non ho letto bene.
Peach nel regno del cappello, lo sappiamo già. Ma l'altra qual era? Con la foto indizio del regno del cappello. Ah, un attimo, è la foto che abbiamo visto prima? È la foto? Sì, per forza. Sì, sì. Ok, quindi vediamo se effettivamente è sul regno della luna. Ma prima devo andare alla ricerca degli ultimi... com'è che si chiamano? Delle ultime monete, perché voglio appunto le ultime cose. Quindi mi sa che sono costretto a fare un taglio se non le trovo entro 3, 2, 1. Ah, ok, sono laggiù. Sono proprio all'inizio, quindi mi sa che li ho mancati e mi servono le rane. Quindi Ranocchio, vieni a me. Ho detto vieni a me, grazie mille. Perfetto, ora vediamo se riesco a raggiungere quella zona. Sembra essere fattibile. Oh no, fermi. Oh, sono appena... Oh! Il recupero, gente. Il recupero. Comunque, mi chiedo se lo posso raggiungere. Sì, ok, con questo salto si può raggiungere, quindi non è impossibile. Ok, quindi abbiamo anche trovato tutte quante le monete del mondo. C'è un jingle speciale se le prendo tutte. Beh, lo scoprirete voi perché non ho le cuffie, quindi ditemelo un po'. C'è un jingle speciale. Ok, ora me lo direte nei commenti e lo saprò io in post-produzione. Dunque, abbiamo preso tutte... No, fermi, ci manca appunto questa. Quindi adesso posso controllare se effettivamente dobbiamo andare nel regno della luna o nel regno del lago. Ripeto, penso luna. Per appunto prendere l'ultima luna che teoricamente è nel mondo della luna, ma in realtà vale per il regno del cappello. E ho detto regno e mondo più volte, quindi li ho confusi, beh, più volte. Ci vediamo direttamente là. E nel frattempo sono arrivati nuovi articoli. Ehi, guarda! Non avverti anche tu una forte concentrazione di energia nei paraggi? Sì, ma non adesso. Dunque, intanto c'è un negozio. E poi... Aha! Quindi sì che c'è qualcosa. Credo sia simile la cosa. Devo parlare con voi? Mi scusi, signorina? Vorrei parlare con... Non può... Lei chi è? È un astronauta che... Un attimo, cappello? È proprio strano guardare il nostro pianeta dalla Luna e non il contrario. Non è qui, quindi? Un attimo. Ah, sì che è qui, ok. Perfetto. Ok, quindi abbiamo ottenuto la foto... Intanto, Capitan Todd? Ok, ho preso anche una luna extra di... Beh, di questo mondo. Buon per noi. Ok, comunque, adesso controlliamo molto rapidamente che ci manca da fare. E perché ci manca da fare intendo... Che saresti tu, scusa? Ok, ho stordito. Una luna completamente a caso, ok. Ho preso anche due lune del... Beh, della luna. Però ora come ora basta così. Controllo l'ultimissima cosa, ossia che c'è nel negozio. E poi finirò l'episodio. Inoltre ricordo che adesso abbiamo anche abbastanza astroscheggi, si chiamano, mi avete detto nei commenti, per comprare l'equipaggiamento di questo gioco. Oh! Vai subito! La indosserò non adesso, ovviamente, perché non è il momento di indossarla per un viaggio lunare. Però, sì. Allora, 26. Sai che ti dico, mi prendo anche questo. Il frammento di monolite lunare. Ok, ci mancano ancora 9. Solo 9 monete a quanto pare per finire tutto quanto. E questa devo ancora comprarla, la compro adesso perché mi conviene. Non comprerò le lune nei negozi. Lo dico subito, l'ho già detto prima. Non le voglio comprare. Ok. E adesso, cosa altro è uscito qui? Eccolo qua, Tutara Waluigi. Sapete una cosa? Il prossimo regno è il regno delle cascate. Cascate vuol dire farsi la bua. Quindi andremo, mi raccomando, andremo nel regno delle cascate con stetoscopio e camice da dottore di Dottor Mario. Perché mi va. Quindi, sì, nella prossima parte di Super Mario Odyssey esploreremo il regno delle cascate. Di nuovo, quante ce ne mancano di lune nel regno delle cascate, ora che ci penso? No, è qui.
Eccole qua, ce ne mancano dalla numero 6 alla numero 25. Ci metteremo un bel po' di tempo e ci mancano inoltre un bel po' di monete. Ok, probabilmente quel video sarà soggetto a più tagli rispetto a questo, ma fino ad allora, beh, vi saluto. See you next time, baby!